morti in un agguato a Miano, indagini a tutto campo, le vittime, il quarantenne Domenico Sabatino e il 37enne Salvatore Corrado non hanno avuto scampo. Coca e hashish per 2 milioni di euro sequestrati nell'Avellinese, la droga era nascosta all'interno di una vecchia Fiat 500. Furto al Bancomat di Lioni, i carabinieri intercettano i ladri e recuperano la refurtiva. Conferenza stampa al convitto Giannone di Benevento, la dirigente denuncia, fateci lavorare, l'appunto subito dopo il TG. Diocesi di Cerreto emozionata per l'ingresso ufficiale di Monsignor Domenico Battaglia, domenica di festa e di preghiera. Calcio Serie A, il Napoli e la Juventus si rincorrono e già febbre da super sfida per il duello di fine ottobre. Nuovo appuntamento con l'informazione targata Media TV, lo abbiamo appena sentito, apriamo con la pagina della cronaca, sarebbe riconducibile ad una faida tra i clan Lo Russo, i cosiddetti Capitoni e un gruppo scissionista della stessa cosca. Il duplice omicidio avvenuto a Napoli nella zona di Miano, le due vittime potrebbero essere state attirate in una trappola, uno scontro aperto quindi che potrebbe mietere anche altre vittime. Il servizio. Si parte da un dato certo, l'agguato è avvenuto in quello che una volta era Fortino dei Capitoni, a poca distanza dal quartiere di Scampia, un clan attivo sin dai primi anni Ottanta a Napoli, che però è stato in parte disarticolato dagli arresti e gli affari del clan sono stati svelati nel corso degli anni anche da alcuni pentiti. L'azione dei killer è stata fulminea, tra la folla anche i bambini. Hanno sparato molto probabilmente con due pistole, 8 colpi e così per Domenico Sabatino, 40 anni, con alle spalle qualche denuncia, e Salvatore Corrado, 37 anni, non c'è stato scampo. Sono le vittime dell'ultimo agguato avvenuto nel pomeriggio di venerdì a Miano, quartiere della periferia nord di Napoli, una volta considerato la roccaforte del clan Lo Russo, quello dei Capitoni che aveva interessi per riciclare i soldi anche in svariati settori economici e che però è stato decimato dagli arresti. L'agguato è avvenuto all'8:11 in fondo al Vico Cotugno, in un rione di edilizia popolare, mentre in strada c'erano tante persone e dove solitamente nelle ore pomeridiane i bambini si intrattengono a giocare a pallone. I sicari, secondo una prima ricostruzione degli agenti della squadra mobile della questura, hanno raggiunto le due vittime che forse erano in sella ad uno scooter, hanno fatto fuoco e poi si sono allontanati indisturbati. Gli investigatori stanno lavorando per ricostruire la dinamica dell'agguato, si visionano anche le immagini di qualche telecamera di sorveglianza e gli investigatori battono tutte le piste. Sabatino aveva solo qualche denuncia a carico per fatti di poco conto, Corrado invece era destinatario di una nota di rintraccio perché si era allontanato da una casa di lavoro in Abruzzo. Si scava nel loro passato, si passano al setaccio le loro frequentazioni e i rapporti di parentela alla ricerca di ogni elemento utile che possa aiutare a dare una svolta alle indagini. I carabinieri del nucleo operativo della compagnia di Giugliano hanno scovato nell'abitazione di un 41enne del luogo, già noto alle forze dell'ordine, un revolver 357 Magnum, 39 bustine di marijuana, un bilancino di precisione, qualche decina di bustine per confezionare le dosi e 110 euro in contanti che si ritengono verosimilmente provento illecito. L'uomo è stato arrestato e risponderà di detenzione illegale di arma da sparo e detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio. Un baby rapinatore di appena 15 anni che con un complice armato di pistola aveva poco prima rubato la borsa di una coppia di anziani nel quartiere Fuorigrotta di Napoli è stato arrestato dagli agenti di polizia di Stato. Il complice del ragazzo, per guadagnarsi la fuga, non ha esitato a puntare la pistola contro i poliziotti. Il più giovane dei due è stato preso poco prima che salisse su un treno della ferrovia Cumana a Piazzale Tecchio. L'altro, quello armato, invece è riuscito a far perdere le tracce. La borsa è stata recuperata e consegnata alle vittime. Si reca in caserma per la firma, misura alla quale era sottoposto per una rapina commessa in passato, e poi va a rapinare un supermercato. L'ultimo colpo lo ha messo a segno a Eboli, provincia di Salerno. Il tutto però è stato ripreso dalle immagini di videosorveglianza e così la fuga del rapinatore con i 600 euro di bottino è stata fermata dai carabinieri. Coca e hashish per 2 milioni di euro sequestrati nell'Avellinese. La droga era nascosta all'interno di una vecchia Fiat 500. Vediamo.
Cocaina e hashish per un valore di 2 milioni di euro, nascosti in una vecchia Fiat 500, sono stati scoperti dai carabinieri in provincia di Avellino. I militari della compagnia di Mirabella e Clano, nel corso di un controllo stradale, hanno fermato un 42enne di Altavilla Irpina, la cui insofferenza ha insospettito la pattuglia, che ha deciso di procedere alla perquisizione dell'abitazione dell'uomo, già con precedenti per rissa. Nel garage, nascosti all'interno dell'auto, sono stati trovati 2,3 kg di cocaina e mezzo quintale di hashish suddiviso in 540 panetti da 100 grammi ognuno, da cui sarebbero state ricavate rispettivamente 10.350 dosi. Sempre all'interno della vecchia auto è stata anche trovata una pistola calibro 9 con matricola a brasa e 6 proiettili. L'uomo è stato arrestato e trasferito nel carcere avellinese di Bellizzi. Si tratta dunque di un'ennesima importante attività svolta dall'inizio dell'anno dai militari del comando provinciale, a testimonianza di una costante di incessante lotta alla droga nella provincia irpina. Basti pensare al precedente maxi sequestro eseguito il 19 aprile a Mercogliano, quando i militari della compagnia del capoluogo, sempre in sinergia con i carabinieri del nucleo investigativo, hanno, grazie all'infallibile fiuto di un pastore tedesco in forza all'unità cinofile del nucleo cinofili di Sarno, tratto in arresto un 35enne di Calvizzano, trovato in possesso di 51 kg di hashish, abilmente occultati in un artigianale doppio fondo ricavato sotto il cassone del pick-up da lui condotto, e recentemente al sequestro di 6 kg di hashish eseguito la scorsa settimana a Serino, che portava all'arresto un 55enne e la figlia di 25. L'allarme è scattato in via Tuoppo Valle di Cervinara, dove il fuoco ha avvolto, distruggendola completamente, un Alfa 156 che il proprietario aveva lasciato in sosta. Sul posto sono accorsi i vigili del fuoco del distaccamento di Bonea, avviate le indagini per stabilire la natura del rogo. Denunciato un 23enne irpino residente a Domicella, incensurato responsabile di detenzione ai fini del dispaccio, il giovane ha tentato di disfarsi di una pianta di marijuana dall'altezza di circa 1 metro, gettandola dal balcone in un fondo agricolo adiacente, ma il tutto è stato notato dai poliziotti, che hanno recuperato la sostanza stupefacente. Al termine della perquisizione è stato rinvenuto anche un barattolo in vetro contenente altra marijuana già in fase finale di essiccazione e pronta per essere messa in vendita in singole dosi. Il 23enne condotto in commissariato, al termine degli accertamenti di rito, è stato deferito alla Procura della Repubblica in stato di libertà. Furto al bancomat di Lioni, i carabinieri intercettano i ladri e recuperano la refurtiva. Il servizio. A Lioni un ordigno è stato fatto esplodere vicino allo sportello bancomat della locale filiale della banca di credito cooperativo di Flumeri. La deflagrazione ha sventrato la cassa dalla quale i malfattori sono riusciti ad asportare circa 8.000 euro. E anche questa volta il tempestivo intervento della pattuglia della locale stazione Carabinieri in perlustrazione notturna nell'ambito di servizi predisposti ad hoc dal comando provinciale volti a massimizzare l'attività preventiva ha messo in fuga i ladri che hanno lasciato gran parte del bottino sul posto. La centrale operativa di Sant'Angelo dei Lombardi, prontamente avvisata dai militari intervenuti, ha infatti allertato immediatamente le centrali operative delle compagnie limitrofe. È stato quindi attuato un dispositivo per intercettare e bloccare i malviventi fuggiti a bordo di un'auto. Gli stessi sono stati intercettati dal personale dell'arma nel territorio di Rionero, in Vulture, provincia di Potenza, e durante un inseguimento, dopo aver abbandonato il veicolo, sono riusciti a far perdere le loro tracce nelle campagne circostanti, favoriti dall'oscurità della notte dalla fitta vegetazione. A bordo dell'auto risultata rubata nel mese scorso nella provincia di Bari è stata rinvenuta la refurtiva. Sono in corso indagini e rilievi tecnici da parte dei carabinieri del nucleo operativo della compagnia di Sant'Angelo dei Lombardi per la ricerca di tracce ed utili elementi di prova al fine di addivenire all'identificazione degli autori dell'azione criminosa. Gli agenti della squadra mobile della Questura, in concorso con il personale del commissariato di Cervinara, hanno deferito in stato di libertà un pregiudicato di 22 anni di Benevento perché si è reso responsabile di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente nonché di detenzione illegale di arma impropria, scoperti all'interno della cucina dell'abitazione, nel vano carico del camino, due grosse buste in cellophane ed altra in carta contenenti sostanza del tipo marijuana per un peso complessivo di circa 200 grammi. Nel prosieguo
seguito della perquisizione, i poliziotti hanno scoperto all'interno di un armadio un bilancino di precisione e un bastone in legno di circa 1 metro, alla cui estremità era stato montato artigianalmente un grosso pezzo di ferro. Il giovane, che tra l'altro annovera a proprio carico numerosi precedenti di polizia per reati contro il patrimonio, rissa aggravata, furto, possesso di stupefacenti e porto abusivo di pistola, al termine degli accertamenti di rito è stato denunciato in stato di libertà. I militari, questa volta della stazione di San Cipriano d'Aversa, in via Parroco Schiavoni a Casal di Principe, hanno dato esecuzione all'ordinanza di applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari emessa dal Tribunale di Napoli Nord nei confronti di Vincenzo Buonanno, classe 95. L'uomo è ritenuto responsabile di atti persecutori e lesioni aggravate nei confronti di una giovane donna di San Cipriano, vittima nel corso della relazione sentimentale, perdurata dal 2012 al 2016, di condotte vessatorie e persecutorie consistite in aggressioni verbali e fisiche, ma anche pedinamenti e minacce. Il provvedimento scaturisce da una denuncia presentata proprio dalla giovane presso la Procura della Repubblica di Napoli Nord e dai successivi accertamenti svolti dai militari della stazione Carabinieri di San Cipriano. Questa volta gli uomini del nucleo operativo radiomobile della compagnia di Mondragone a Caserta, presso gli uffici del Genio Civile, su delega della Procura della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere, hanno proceduto all'acquisizione di ulteriore documentazione relativa ad autorizzazioni sismiche in sanatoria rilasciate nel periodo luglio-ottobre 2014 e riguardanti fabbricati nella provincia di Caserta. I vigili del fuoco di Avellino durante la mattinata sono intervenuti a Montoro, alla frazione Parrella, per il salvataggio di un cane finito in un pozzo per la raccolta delle acque piovane. Il proprietario, non vedendo il cane ritornare a casa, si è messo alla sua ricerca, fin quando lo ha individuato in fondo ad un pozzo. Così è scattata la richiesta di aiuto presso la sala operativa del comando di via Zigarelli. La squadra è intervenuta, ha recuperato l'animale, consegnandolo al proprietario per la sua gioia. Reparto di terapia intensiva neonatale all'ospedale di Nocera Inferiore in difficoltà. L'assistenza potrà essere garantita infatti soltanto di giorno. Il servizio. Il peggio non è stato scongiurato, stop all'assistenza H24 nel reparto di terapia intensiva neonatale dell'ospedale Umberto I di Nocera Inferiore. Da martedì non vi sarà più il personale medico necessario ad effettuare anche il turno notturno. Dunque si resterà operativi solo di giorno. Ed il rischio potrebbe estendersi ad un altro reparto, andando anche a danneggiare ulteriori pazienti. Durante le nascite, infatti, la legge prevede che vi sia la presenza anche di un neonatologo infantile. Dunque, in maniera indiretta, il problema potrebbe interessare anche i parti. Dal reparto di terapia intensiva neonatale era partita negli scorsi giorni una lettera indirizzata ai vertici dell'ASL di Salerno, in cui si chiedeva di trovare un'immediata soluzione. Anzi, è dal reparto stesso che si proponeva la strada da seguire per scongiurare il peggio. Ossia unire camici bianchi di pediatria e teen, così da permettere di avere il numero giusto di personale medico per poter redigere i turni in maniera tale da riuscire a coprire il giorno e la notte. Anche perché in realtà fanno capo ad un unico reparto. Una soluzione tampone in attesa di integrazione di personale. 3 medici andati in pensione non sono mai stati sostituiti, così come un quarto medico andato fuori regione. Ma la proposta va avallata dal direttore generale Antonio Giordano, manca infatti all'Umberto I per malattia il direttore sanitario. L'ok però non è ancora giunto e la copertura dei turni vi è fino a lunedì. Da martedì si procederà, come avevamo anticipato negli scorsi giorni, con lo stop dell'H24. Lo strano caso del convitto Giannone di Benevento, la dirigente ha convocato una conferenza stampa e ha denunciato, attaccando le istituzioni, fateci lavorare. Tutti gli approfondimenti nell'appunto subito dopo il TG. Intanto vi proponiamo un breve stralcio della dichiarazione della preside. Non chiediamo che di poter utilizzare i nostri spazi vitali, indispensabili per l'offerta formativa scelta dalle famiglie, e che per noi è un obbligo, visto che tra l'altro paghiamo anche il personale. La promessa di attività convittuali è servita a far vedere che il convitto non moriva e che anzi esprimeva posti di lavoro. Chiediamo di poter assicurare quest'anno quanto è per noi è obbligatorio e chiediamo di poterlo fare nel rispetto della legalità, delle norme per la salute, della sicurezza e nel pieno rispetto dell'offerta formativa. Per il futuro si possono fare altre scelte che si auspica siano realisticamente ragionate questa volta.
Diocesi di Cerreto Telese Sant'Agata dei Goti è emozionata per l'ingresso ufficiale del nuovo vescovo Monsignor Battaglia. Poche ore sarà una domenica di festa e di preghiera. Vediamo. Domenica 2 ottobre il vescovo eletto Monsignor Domenico Battaglia farà il suo ingresso nella diocesi. Tale atto canonico sancirà ufficialmente l'inizio del suo ministero episcopale e rappresenterà un momento particolarmente forte e significativo per tutta la comunità diocesana che fin dal giorno della nomina sta pregando per il suo nuovo pastore. La giornata sarà scandita da diverse tappe. In mattinata, alle ore 9, Monsignor Battaglia si recherà ad Airola per incontrare la comunità delle Clarisse presso la chiesa del monastero Regina Coeli e per incontrare i giovani detenuti dell'istituto penale per minorenni. Questo non per compiere un gesto simbolico, ha già tenuto a spiegare Don Mimmo Battaglia, ma come presenza concreta della vicinanza della chiesa e di questa concreta chiesa di Cerreto Sannita Telese Sant'Agata dei Goti alle storie di dolore, di disagio, di errori e insieme di speranza. Alle ore 16 salirà al santuario della Madonna delle Grazie di Cerreto per un breve momento di preghiera. Da lì scenderà in auto al centro del paese, lungo corso Carafa fino alla chiesa di Sant'Antonio per poi proseguire a piedi per arrivare in piazza Luigi Sodo. Qui alle ore 17 avrà luogo il saluto del sindaco di Cerreto Giovanni Parente e il saluto del novello pastore. Seguirà la vestizione degli abiti liturgici, la processione verso la cattedrale, il ritiro della presa di possesso, il saluto del vescovo uscente ed attuale amministratore apostolico Monsignor Michele De Rosa e la celebrazione dell'Eucaristia. La Protezione Civile della Regione Campania ha diramato un avviso di criticità idrogeologica di colore giallo per le avverse condizioni fino alle ore 20 di domenica. In particolare si prevedono precipitazioni sparse a carattere di rovescio temporale, localmente anche di moderata intensità a partire dalla nottata. L'avviso riguarda tutta la Campania, fatta eccezione per il Sannio e l'Alterpini, Altanagro e il Basso Cilento. La Protezione Civile raccomanda alle autorità competenti di porre in essere tutte le misure di prevenzione previste dai piani comunali di Protezione civile. E siamo al calcio, Serie A, il Napoli e la Juventus si rincorrono ed è già febbre da super sfida per il duello di fine ottobre. Vediamo. Lo scorso anno, a quest'ora, il loro cielo era livido. Una sola vittoria, tre pareggi e una sconfitta per il Napoli di Maurizio Sarri. E alla vigilia dello scontro diretto con la Juve, i dubbi sul tecnico toscano erano molti. Ancora più negativo per i bianconeri, appena 5 punti in classifica e peggior partenza degli ultimi 50 anni. La sfida del San Paolo avrebbe aggravato la crisi dei campioni d'Italia. Allora Gonzalo Higuaín indossava la maglia azzurra. In 12 mesi tutto è cambiato. Juventus e Napoli hanno dominato il campionato italiano. L'hanno spuntata i bianconeri, quinto scudetto di fila con la famosa striscia di 25 vittorie e un pareggio tra novembre e aprile. Ma gli azzurri hanno fissato il loro record di punti, 82, strappando l'accesso diretto in Champions League e riportando sotto il Vesuvio il sogno tricolore che non si palesava dai tempi di Maradona. 6 giornate e la diarchia sembra ben più di un'ipotesi pure per questa stagione e i modi di esprimere la propria forza sono diversi. La Juve sa vincere le cosiddette gare sporche, prende punti anche quando non offre spettacolo. Ci sta di giocare male, in un campionato le partite che si giocano male, però bisogna vincerle, questa è una cosa importante. Al contrario, il Napoli sa come catturare l'occhio dello spettatore. Concede qualche cosa in più dietro, ma sta ridistribuendo l'eredità di Higuaín su tutti gli interpreti della front line, con Callejon e Milik piuttosto ispirati. L'obiettivo di breve periodo è identico: arrivare al primo duello il 29 ottobre allo Stadium, creando il vuoto alle spalle. E l'orizzonte per Allegri e Sarri è simile. Nelle prossime 4 gare affronteranno una sola biga a testa. Sulla strada della Juve ci sarà il Milan, al Napoli toccherà invece la Roma. Un mese per capire se ci saranno variazioni sulla trama della Serie A, ma la prima fuga ha le solite due grif. Il ritmo davanti si sta alzando.
E la seduta pomeridiana di sabato e poi la partenza per Bergamo per il Napoli a giri vicini al match di domenica a Bergamo con l'Atalanta per la settima giornata di Serie A alle ore 15. E la campagna abbonamenti del Napoli è stata prorogata e resterà aperta almeno fino a dopo Napoli-Roma del 15 ottobre. Il Napoli ha venduto finora circa 6.200 tessere annuali, raggiungendo quasi la cifra dello scorso anno quando gli abbonati erano 6.427. L'obiettivo è di arrivare almeno a quota 7.000 grazie anche all'entusiasmo suscitato dall'ottimo avvio di stagione della squadra in campionato e Champions League. Serie B, il Benevento supera 1-0 il Novara e centra la seconda vittoria di fila che permette di blindare il terzo posto per i piemontesi e crisi in trasferta. Lontano dal Piola arriva infatti la quarta sconfitta consecutiva con tanto di contestazione finale dei 50 supporter accorsi allo stadio Vigorito. L'Avellino conquista la sua prima vittoria in campionato che in casa mancava dal febbraio scorso, battendo per 3-2 la Pro Vercelli, a segno verde con una doppietta e ritorno al gol di Ardemagni. SPAL Salernitana invece si è chiusa 3-2. Ed era questa l'ultima notizia, vi lascio in compagnia delle previsioni del tempo e del nostro approfondimento, l'appunto. Arrivederci alla prossima edizione. Previsioni dunque per il 2 ottobre. Il tempo migliora al centro-nord dove i temporali saranno soltanto localizzati. Ecco il dettaglio realizzato da ilmeteo.it. Al nord cielo in prevalenza poco o parzialmente nuvoloso, ma ultimi temporali potranno interessare il Friuli Venezia Giulia orientale. Locali foschie mattutine poi sulle vallate alpine. Al centro possibilità di temporali sulla Toscana settentrionale e fin sul Fiorentino. Altrove cielo poco o parzialmente nuvoloso. Spostiamoci al sud, avremo qui qualche piovasco o breve temporale sul Salento. Altrove sarà più soleggiato con cielo poco o parzialmente nuvoloso. I venti saranno deboli e da direzioni variabili con locali rinforzi sull'Alto Adriatico e sul Mar Ligure. Temperature minime che non subiscono sostanziali variazioni con valori che saranno compresi tra 12 e 22 gradi. Di giorno prevediamo 20-25 gradi al nord, 21-25 gradi al centro e fino a 28-29 gradi al sud.